Il manto inconfondibile, un'empatia immediata con i bambini che dopo qualche ora già lo reclamavano come fosse una star. Ronnie è un cavanno a palusa, molto giovane ma già cieco, rifiutato dalla madre da piccolo, è cresciuto in fretta e prometteva davvero bene, ma nel giro di qualche settimana una malattia si è portata via la vista di Ronnie, prima da un occhio e poi dall'altro, e così. Non abbiamo saputo resistere alla tentazione di salvarlo. E non sappiamo alla fine che avrebbe potuto fare, per cui abbiamo deciso, grazie a ho chiesto a Valentina aiuto, e Valentina ha aperto le porte di va oltre al nostro dolce carissimo amico Ronnie. Oggi Ronnie ha trovato casa nella fattoria Va Oltre di Bovolenta, a sud di Padova, dove è già successo un piccolo miracolo di Natale. Dove ci sarà un animale guida che lo aiuterà a sopperire a questo piccolo handicap. Ronnie è stato infatti adottato dagli altri cavalli del branco. Un animale cieco ha bisogno di un animale guida che lo aiuti a muoversi in sicurezza. Una buona notizia celebrata anche in un convegno di Coldiretti, equinamente insieme con le scuole coinvolte nelle attività della fattoria didattica, come le esperienze di pet therapy e le prove di intelligenza emotiva con cui i cavalli si dimostrano affetto. Quindi uno gratta al garrese, che è il punto dove Sì. la mamma quando nascono li mordicchia, e l'altro è il punto alto della groppa, che è un altro centro nevralgico per loro di grande benessere. Quindi, siccome sono molto socievoli, come vedi, si mettono in questa posizione. Uomo e cavallo sono in simbiosi, lo dimostrano i percorsi di pet therapy a cui parteciperà anche Ronnie. Quello che si prefigge è di riconoscere l'animale, cavallo e l'equide in generale come benessere per la socialità e per gli interventi assistiti con gli animali. Per cui oggi abbiamo avuto anche una piccola dimostrazione con le scuole e del benessere che la natura e il cavallo apportano anche ai bambini. Lui è un cavallo speciale, è di una dolcezza infinita. Adesso, come vedete, a noi non ci conosce bene, ma si fida ciecamente e completamente di noi, perché ci segue, mi lecca e cerca solo coccole. Matilde, che segue l'attività del ranch, ha avviato anche un'iniziativa di solidarietà per permettere a Ronnie di avere una nuova vita in campagna. Abbiamo attivato per Ronnie e per mantenerlo qui a Va Oltre e per le cure di cui ha bisogno, un crowdfunding. Lo trovate su GoFundMe alla voce Ronnie, il cavallo che non ci vede più, e potete donare anche una cifra minima per aiutarlo.